Buongiorno, oggi faremo dei filetti di merluzzo in crosta di patate e zucchine. Questi sono 5 filetti di merluzzo surgelati che ho appena scongelato. Poi prenderemo 3 zucchine, così le andremo a grattugiare, e 4 patate di questa grandezza, le grattugeremo e le mescoleremo assieme con questo tipo di grattugia, questa parte qua più grande, in modo molto grossolano. Ecco qua, le patate e le zucchine grattugiate. E adesso prenderemo una teglia e metteremo anche il pan grattato e il prezzemolo. Ho aggiunto 2 cucchiai di pan grattato e un po' di prezzemolo tritato e andremo a mescolare il tutto. E faremo una base, metteremo i filetti di merluzzo e poi l'altra parte sopra. Ungiamo la teglia con un filo d'olio, ovviamente un po' di sale, un po' di pepe e mettiamo adesso l'altra parte sopra. Perfetto, vedete? Cerchiamo di coprire comunque i filetti di merluzzo. Poi mettiamo ancora un cucchiaio di pan grattato sopra, così che almeno viene bene la gratinatura. Perfetto. E per ultimo una manciata di mandorle. Queste sono 30 grammi di mandorle, le grattugiamo sopra. Ecco qua, le mandorle le riducete in scaglie praticamente, anche se avete quelle non pelate che hanno ancora la pellicina va bene uguale, ok? Lì è questione di gusti. Ora mettiamo al forno per 20 minuti a 180 gradi. Non lo copriamo perché così almeno si crea la crosticina. Voilà, ecco qua i nostri filetti di merluzzo in crosta di patate e zucchine con scaglie di mandorle. Dopo 20 minuti a 180 gradi. E adesso andiamo ad impiattare. Ok, guarnite poi con qualche fettina di limone e delle foglioline di prezzemolo e presentate in tavola. Buona degustazione a tutti, alla prossima e spero che vi piaccia. Se vi piace, attendo i vostri like e se volete iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!